Istante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Dopo due sconfitte consecutive, la Consult Invest torna al successo. Batte 75 a 70 l'Enel e sale a 4 punti in classifica. Brindisi interrompe una striscia positiva che durava da due incontri. I pugliesi restano a 8 punti in graduatoria. Ottima la partenza della squadra di Bucchi, più 10 dopo 9 minuti. La VL tira male, 2 su 10 da 2 contro il 7 su 13 degli avversari, che si portano sul più 14 al sedicesimo. La reazione dei marchigiani è affidata a Criston, 12 punti al ventesimo. La Stella del Sud perde un po' di lucidità, 35 a 39 all'intervallo. Nella ripresa gli ospiti provano di nuovo a scappare, più 6 al ventiquattresimo. Pesaro resta nella scia, 51 a 56 al trentesimo. Si va avanti a piccoli strappi, il successivo è dell'Enel, più 9 al trentacinquesimo. Lacy e Criston non ci stanno, la squadra di Paolini cresce in difesa, break di 14 a 4 in 4 minuti e situazione di punteggio capovolta. Nel finale la VL ha più energie degli avversari, che piombano a meno 8 al 39esimo. 24 a 14 il risultato della quarta frazione in favore della Consult Invest. 21 su 23 ai liberi per la VL contro il 9 su 20 dei viaggianti, che hanno perso 15 palloni. 21 punti e 7 falli subiti per Criston, 19 e 8 falli subiti per Lacy, 10 rimbalzi di Walker. Dall'altro lato 18 punti per Banks, 14 per Scott, 16 palloni catturati da Kaji. Piero Bucchi, un finale infuocato. Brindisi, che aveva il controllo del match nella sua prima parte con il più 14, ha subito un primo, un secondo ritorno pesarese, il grande cuore della Consult Invest. Che cosa è successo? Ma quello che ti dico da un po' di tempo, cioè il fatto che purtroppo, sai, Scotti non è perché ha giocato una partita di cuore stando in campo, perché se non c'è neanche David. Però non è un giocatore che conosciamo, un giocatore che spinge la palla, che attacca il ferro, che serve assist. Stasera ha fatto, mi sembra, uno su cinque, con solo due assist, perché li ha fatti così nel primo tempo. È un giocatore diverso, non è lui, e quindi ovviamente questo lo paghiamo. In più c'è l'assenza di David, per cui anche gli altri, che ovviamente vanno a giocare fuori ruolo, come Alex Harris deve fare il playmaker, e playmaker non lo è. Quindi, sai, come ti dico sempre, siamo in emergenza, ogni tanto riusciamo a nasconderci, come con Venezia e un po' con Berlino, però purtroppo stasera sono venuti fuori quelle che sono le nostre problematiche attuali, quindi non sono molto meravigliato. La squadra ha lottato, ci ha provato ugualmente, come sempre una squadra che ha cuore,
quindi sai, siamo da un mese in difficoltà per l'assenza di Scotti, ovviamente si è aggrafata con l'assenza di Cornu, perché ovviamente abbiamo troppi giocatori che giocano fuori ruolo, soprattutto non in condizione, come Scotti che gioca ma non è a posto. E dall'altra parte un Criston che è stato decisivo. Sì, ma gli altri hanno fatto il loro lavoro, normale, è normale che ci sia qualcuno che possa far meglio di altri. Il problema siamo noi in questo momento che non riusciamo ad essere quello che vorremmo e che potremmo essere, perché ovviamente siamo in difficoltà. Dobbiamo stringere i denti, siamo riusciti a fare di necessità virtù a Cantù, però c'era David quantomeno in condizione. Abbiamo fatto credo un mezzo miracolo, se posso dirlo, con Venezia. Però poi la lunga, sai, i nodi vengono al pettine, la pallacanestro è uno sport spietato dove alla fine i nodi vengono al pettine. Due dati statistici importanti, le palle perse 15, ma soprattutto i tiri liberi, disastrosa la percentuale. Vabbè, questo ci può stare, sono le giornate in cui sei più stanco, magari dopo Berlino la squadra ha anche pagato un po' dal punto di vista nervoso, forse questo purtroppo è il dazio che si paga in Coppa, no? Quindi non, anche questa è una cosa sulla quale credo che tu ormai di riprovata esperienza sai perfettamente che dove la paghi la stanchezza di Coppa la paghi qualche volta in campionato con prestazioni che sono un po' di sotto. Oggi è stato così, però ti ripeto, il rammarico è che mi spiace perché non siamo quelli che vorremmo essere, quello che possiamo essere, perché appunto abbiamo due giocatori nello stesso ruolo, uno che è fuori e l'altro che ha giocato per così per farci un favore tra virgolette, che mercoledì non giocherà di sicuro perché dovrà recuperare. Saremo senza Cornu, senza Scotti ancora in Coppa, insomma non è facile, per cui sai, siamo quelli che purtroppo non dovremmo essere, tutto qua. Un campionato sempre più complicato, aperto a qualunque soluzione. Sì, questo sì, fortunatamente abbiamo tanto tempo, però dispiace perché abbiamo perso un paio di partite magari che in effetti con un pizzico di miglior assetto, diciamo così, forse potevamo fare nostri. Sergio Guido, assicurazioni in tutti i rami. Agenzia convenzionata con Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare. Sergio Guido Assicurazioni, da 40 anni in buona compagnia. Brindisi, via Dalmazia 47. Apertura anche sabato mattina. Allora, innanzitutto devo chiedere scusa a Piero e l'ho già fatto in diretta e a tutta Brindisi, perché io pensavo di essere avanti di 3 alla fine quando ho chiesto il time out a 85 centesimi di secondo dalla fine, perché quando ho visto ancora non avevano segnato i punti e allora pensavo di essere avanti di 3. Chiedo scusa, ribadisco a Piero e a tutta Brindisi perché è stata una cagata mia, scusate il termine, ma veramente una cagata mia e chiedo scusa. E detto questo, allora devo fare i complimenti alla mia squadra perché ci ha creduto sempre. Abbiamo approfittato del, secondo me, calo fisico forse alla fine di Brindisi, perché i viaggi e le partite settimanali, l'assenza di Cornu pesano, Reynolds che sta rientrando praticamente adesso e ha fatto già la partita infrasettimanale e adesso la seconda partita, e noi proprio per questo avevamo pensato di pressare spesso a tutto campo, lo volevo fare anche un po' di più, secondo me ci ha dato risultati, ma soprattutto la grande risposta l'ho avuta dalla nostra difesa a metà campo che secondo me è stata nella seconda metà della partita è stata più che buona. Abbiamo sofferto molto la zona di Brindisi perché ancora non abbiamo capito come si attacca la zona e spero che in settimana riusciremo a migliorare. Abbiamo avuto molta paura di fare i passaggi e fare i tiri quando eravamo liberi e invece dobbiamo essere più convinti di noi stessi e sapere che la palla contro zona va girata, va mossa, non bisogna congelare la palla nelle mani. Sul meno 14 l'hai vista proprio brutta però? Beh, ancora c'era molto tempo dal meno 14, l'ho vista un po' più brutta, meno 8 a 5 minuti dalla fine più o meno, adesso non ricordo, e soprattutto con la partita secondo me in mano, l'inerzia della partita in mano a Brindisi, e lì siamo stati bravi a stringere ancora in difesa, poi abbiamo approfittato di quel pazzo Shaquille McKissick che ha messo un paio di bombe importantissime che ci hanno riportato in gara. I complimenti di Giancarlo Sacco per i tuoi esterni. Allora, i nostri esterni sono direi la punta di diamante, inutile nascondere la nostra squadra, però l'importante è che si lavori tutti all'interno della squadra e questa è la cosa più importante. Oggi penso che la squadra, soprattutto in difesa, abbia lavorato benissimo, mentre magari in attacco abbiamo bisogno di rivedere ancora una volta i nostri sincronismi e il timing nell'esecuzione dei giochi offensivi. Ci racconti in una battuta questa situazione, questo ambiente, il tuo rapporto con Pesaro? Beh, il mio rapporto con Pesaro lo conosci, ci conosciamo ormai da parecchio, Pesaro e dintorni.
milioni. È una cosa splendida allenare la propria città. Parallelamente a questo c'è anche tanto peso in più rispetto a allenare fuori, perché sai benissimo che appena giri nella città, in una città come Pesaro che vive di pallacanestro, sono tutti pronti per o farti complimenti o massacrarti quando perdi la partita. Allora devi avere dentro di te l'equilibrio che, grazie a Dio, l'età mi sta dando, l'equilibrio di dire: noi lavoriamo, stiamo tranquilli e sereni e cerchiamo di lavorare il meglio possibile. E poi, come dico sempre, Pesaro è una società e una città che merita, deve rimanere in Serie A, per cui dobbiamo lavorare tutti per farla rimanere in Serie A, perché è un patrimonio della pallacanestro italiana. Una vittoria pesantissima che dimostra con quanta grinta Pesaro vada in campo. Ma deve essere una caratteristica nostra, perché se no ci rendiamo conto, senza vergogna e senza, come dico io, lo slogan a testa alta, se non ci mettiamo questo siamo inferiori a tutti. Quindi almeno sul nostro campo la grigna, la grinta, è come la chiamano qui a Pesaro, la grigna, ci va messa, altrimenti ahimè sarà un campionato difficile, lo sarà comunque, ma a maggior ragione. Come se non fosse bastato quello dell'anno scorso, difficile. Sì, purtroppo soffriamo, però siamo questi, abbiamo una città alle spalle, abbiamo una tradizione importantissima, cerchiamo di fare il nostro meglio sperando un giorno di riprendere un po' di fiato e quindi di tranquillità in classifica. Intanto una valutazione su questo match. Ma è stata una partita, come dire, quasi strana effettivamente, perché abbiamo avuto la sensazione che Brindisi avesse decisamente più birra e più possibilità tecniche e fisiche di noi. Secondo me non sono riusciti ad ucciderci quando eravamo nel momento giusto. Ci hanno dato questa opportunità, non ce la siamo fatti scappare, poi piano piano, con grandi sacrifici, onestamente, perché sono abbastanza sportivo, credo, e la loro percentuale di tiri liberi ci ha aiutato, e il basket è questo. D'altronde purtroppo abbiamo perso in casa con Pistoia una partita simile, e quei due punti dovevamo trovarli. Poi ripeto, io credo che se noi non facciamo del nostro campo un fortino, diventerà un campionato impossibile. E comunque l'impressione è un gruppo molto affiatato nelle mani di un pesarese d'occhio. Sì, beh, sicuramente, noi siamo, la squadra è un gruppo di ragazzi, è proprio il caso di chiamarli ragazzi, perché siamo la squadra più giovane del campionato, non a parole ma a carta d'identità, e abbiamo un allenatore che forse anche come esperienza è il più giovane, anche lui della Serie A, poi non è più giovane di età, però è giovanissimo, un pesarese, figlio d'arte, che ci tiene tantissimo, è ben voluto, io credo che possiamo farcela. Giancarlo Sacco, una prima valutazione durante il match e nel corso della nostra telecronaca, quella finale, per dire che Brindisi si è persa per strada. Sì, parlavo prima con Zampolini e tutti e due concordavamo sul fatto che è stato un po' un suicidio, cioè ogni volta che Brindisi poteva chiudere la partita, ammazzare la partita, poi un paio di palle perse, contropiedi subiti e quei 10 punti di vantaggio venivano ripresi quasi senza fatica, proprio in un amen, che era l'unica possibilità che Pesaro aveva per poter recuperare la partita. Pesaro è stata bravissima, per una squadra che deve salvarsi, che lotta veramente per non retrocedere, ad essere brava ad approfittare di qualsiasi occasione gli capita fra le mani, e Brindisi stasera in due o tre momenti ha dato l'opportunità a Pesaro di recuperare la partita, e Pesaro bravissima a farsi trovare pronto. Criston, top scorer e grande trascinatore, grande costruttore di gioco. Sì, Criston è fantastico, e poi tutti e tre gli esterni di Pesaro sono tre esterni di primissimo livello, non da squadra di bassa classifica. Se i due lunghi pesaresi valessero da 1 a 10 già 3, probabilmente Pesaro sarebbe una squadra da medio alta classifica, perché anche i ragazzi italiani, i giovani che vengono dalla panchina, comunque il contributo lo danno sempre, sia tecnico che di cuore che di anima. E Criston è una ciliegina nella torta, è un giocatore che ci chiediamo ancora qui, come bravissimo Ario Costa, da presidente Cioppi, a portarlo a Pesaro, sono stati fantastici. Ti va di fare una battuta su questo campionato un po' pazzerello?
Ma è un campionato sempre più strano, perché magari quando si costruiscono le squadre, si fanno i programmi, ci sono mille variabili sia economiche sia tecniche, tantissime difficoltà che magari in passato non c'erano nel costruire una squadra e nel costruirla in maniera funzionale. Ogni anno si ribalta tutto, si ricostruisce tutto, si cambiano tutti i giocatori, quindi l'avvio di stagione così con risultati strani o impensabili o difficoltà a trovare un equilibrio in campo, penso che sia normale. Gherardo Resta, che partita hai raccontato tu in telecronaca? Ma io sono sincero, io avevo detto che Brindisi la doveva uccidere, e che se mai Pesaro aveva la possibilità di vincerla era perché c'era le colpe di Brindisi di non averlo fatto. Quando l'ho detto auspicavo che Pesaro stesse dentro la partita. Pesaro è stato dentro la partita e addirittura l'ha vinta, però credo che Brindisi poteva, ripeto, ucciderla. E non lo ha fatto. Grande Criston? Grande Criston, grande McKissick, perché l'energia a rimbalzo e in velocità che dà McKissick è un po' l'emblema di questa squadra, che ha dei giovani, che ha un Giulio Gazzotti che sta facendo crescendo molto bene e che oggi credo abbia avuto nella compattezza difensiva a un certo momento la capacità di continuare a crederci. Cioè, il merito di Pesaro di oggi è che è rimasta dentro la gara fino alla fine. Non sempre quando stai dentro le partite poi alla fine le porti a casa. Pesaro l'ha fatto, bravi. Coach Piero Buchi dice: senza David Cornu, con Scotty Reynolds in difficoltà dopo i recenti infortuni, praticamente senza costruzione di gioco Brindisi. Sì, l'ho sentito, l'ha detto anche a me Piero Buchi. È anche vero che però il valore tecnico di questa squadra, della vostra squadra di Brindisi, mi sembra superiore a Pesaro e direi uno dei valori più importanti. Capisco la necessità di parlare degli assenti, però a me non piace, cioè a me piace parlare dei presenti. Io credo che oggi Brindisi anche così la poteva vincere la partita, poi è una, non cambia il mondo né a Brindisi né forse a Pesaro, però per Pesaro sono punti importanti. Il percorso è ancora lungo, ma quanto conta, quanto pesa questa vittoria per Ricky Paolini e per Pesaro? Ma pesa molto, secondo me, anche perché dà un po' di serenità, dà entusiasmo, dà convinzione nei propri mezzi, casomai quei giocatori che hanno bisogno di giocare molti minuti per dare un valore aggiunto alla stagione. Gazzotti, Basile, lo stesso Walker che è in discussione, oggi ha preso rimbalzi, cioè vincere aiuta a vincere e dà fiducia. Quindi oggi battere Brindisi, che sulla carta è oggettivamente più forte di te, ti dà quel quid di fiducia in più che serve. Una sconfitta inaspettata, maturata dopo un primo quarto, una buona partenza, che è stata figlia soprattutto dai troppi errori della Lunetta e da un atteggiamento, secondo me, troppo molle, poca umiltà, perché forse è questa la parola giusta. Non si può pensare di poter vincere su un campo difficile come questo dopo aver giocato bene per 10 minuti. Brindisi invece è stata trasita dai troppi errori al tiro, dalle troppe scelte sbagliate e, se vogliamo, anche dalla bravura di un Pesaro che dopo appunto un avvio drammatico è riuscito a rientrare in partita, trascinato da uno splendido pubblico che dopo il primo quarto ha fischiato la propria squadra. Ed è stato proprio quello, penso, il momento più importante del match, nel quale Pesaro ha trovato gambe e forza e soprattutto un po' più di precisione al tiro per rientrare in partita. Brindisi dal canto suo ha subito il ritorno, più volte ha mostrato una netta superiorità tecnica quantomeno contro la squadra di casa, ma alla fine hanno prevalso i troppi errori al tiro, soprattutto dalla Lunetta, ed è una sconfitta, se vogliamo, meritata.
presa della Manital che senza Ibiro, Sally e White batte Lea 7-85-83 e strappa la prima vittoria interna della stagione. Per Milano, senza Matchman, si interrompe una striscia positiva che durava da 5 incontri. Molto positivo l'approccio dei piemontesi. La difesa di Torino costringe Milano a 8 palle perse in 11 minuti. In attacco ci pensa Miller, 16 punti al 20esimo, più 10 all'11esimo. Il quintetto di Repescia cresce a dismisura all'interno della propria metà campo. Simon e McLean diventano immarcabili, parziale di 24-6 in 6 minuti e più 8 al 17esimo. Miller non ci sta e la Manital con un break di 11-2 va all'intervallo sopra di 1, 41-40. Nel terzo periodo sale in cattedra Dawkins, ma l'Olimpia resta nella scia, 63-60 al 30esimo. Poi arriva il tecnico alla panchina della Manital e l'espulsione di Simon, parità al 39esimo. Nel finale 4 liberi in fila firmati Ivanov, Miller regalano il successo alla compagine di Becchi, 20-33 da 2 per Torino contro il 20-42 degli avversari che hanno perso 17 palloni, 23 punti e 5 assist per Dawkins. Ventello con 6-6 ai liberi per Miller, 17-9 rimbalzi, 8 falli subiti e 24 di valutazione per Ivanov. Dall'altro lato 23 con 8-12 dal campo, 8 palloni catturati, 5 falli subiti e 32 di valutazione per McLean, 18 punti per Gentile. In classifica la Manital sale a 4 punti, le A7 resta a 10. Dopo due sconfitte consecutive, l'Acqua Vita Snella torna al successo. Supera 84-82 la Sidigas e la aggancia in classifica a 4 punti. Per Avellino il quinto stop nelle ultime 6 gare. Fantastico l'avvio di Hacker e Green. 15 punti in tandem in 9 minuti e più 10 sul tabellone elettronico. Nel secondo periodo salgono in cattedra Abbas ed Islip. 30 punti in coppia al 20esimo. Cantù piazza il break 26-14 in 9 minuti e più 2 al 18esimo. 44-42 all'intervallo, 7-7 ai liberi per la Scandone, 6-13 per i padroni di casa, 9 le palle perse dei Lupi, una soltanto per la Vita Snella. Nella ripresa Avellino prova nuovamente a scappare, Buva prende per mano i suoi e i campani salgono sul più 9 al 29esimo, 28 punti in 10 minuti per la compagine di Sacripanti che sale sul più 12 al 31esimo. Sembra fatta per gli Irpini, ma la reazione dei Brianzoli è rabbiosa, abbassa è determinante per il parziale di 13-0 che ribalta la situazione di punteggio al 35esimo. La Sidigas va in difficoltà in attacco, realizza 7 punti in 8 minuti e nel finale il solito Abbas firma il definitivo sorpasso. 18 le palle perse della Scandone, 8 per l'Acqua Vita Snella, 29 punti per uno strepitoso Abbas con 8-9 da 2, 4-8 da 3, 6 falli subiti e 34 di valutazione, 19-5-9 da 3 per Islip, 7 gli assist di Hall. Dall'altro lato 18-8 rimbalzi per Buva, 14-5 assist per Green. Vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5 partite per la Vanoli che passa a capo d'Orlando 69-65 e sale a 8 punti in classifica. Sconfitta in fila numero 3 per la Betaland che rimane a 6 punti in graduatoria. Gli isolani non hanno mai vinto in casa contro Cremona in Serie A. 0-2 il bilancio al Palafantozzi. Primi 20 minuti molto equilibrati, difese meglio degli attacchi, 14-12 al decimo. Nel secondo periodo la musica non cambia, i padroni di casa provano a scappare, più 6 al 17esimo con un ottimo La Quintana, 10 punti al 20esimo, ma i lombardi restano a contatto, 33-29 all'intervallo. Nella ripresa i siciliani tentano di nuovo la fuga, più 8 al 26esimo, ma è un fuoco di paglia, la squadra di Pancotto ci mette poco a rientrare nella scia e al 36esimo impatta. I padroni di casa annaspano in fase offensiva e i lombardi ne approfittano per operare il sorpasso. Nel finale è decisiva la retroguardia di Cremona, parziale di 15-3 in 7 minuti e più 6 al 39esimo. 21-11 il risultato della quarta frazione per una Vanoli eccellente all'interno della propria metà campo.
20 su 40 da 2 per i viaggianti, contro il 14 su 41 dell'Orlandina, che ha perso 18 palloni, 16 11 rimbalzi e 5 recuperi per Washington. Dall'altro lato, 12 e 6 palloni catturati per la Quintana, 11 e 7 rimbalzi per Bowers, 9 palloni arpionati da Oriachi. Giorgio Tesi supera in casa dopo un overtime 93-84 la Pastareggia e torna da sola in vetta alla classifica. Sesta vittoria su 7 partite giocate di Pistoia, che a domicilio resta imbattuta. Per la Juve, che rimane a 6 punti in graduatoria, si interrompe una striscia positiva che durava da 2 match. Parte forte la squadra di Dell'Agnello, più 7. Reazione dei padroni di casa, trascinati dal solito Kirk. Parziale di 20-4 in 5 minuti e più 9 al decimo. Caserta tira male da 3. 1 su 12 al 17esimo e la compagine di Esposito ne approfitta per allungare, più 12, 47-39 all'intervallo. In avvio di ripresa la Juve piazza un break di 11-2 e passa in vantaggio, ma il match rimane equilibrato, 60-59 al 30esimo. Nel quarto periodo Siva, Hunt e Towns sono gli artefici del più 7 per i bianconeri al 32esimo, ma la squadra di Esposito con Kirk e Blackshear piazza un controparziale di 12-3, che vale il più 2 al 37esimo. Siva scrive al referto i punti del più 2 ad una manciata di secondi dal termine. Dall'altro lato pareggia il conto dalla lunetta Kirk. Supplementare. Figlioi e Shish scavano un piccolo solco, più 5. Caserta è stanca e allora gli ex Antonutti e Moore chiudono il discorso posta in palio. 9 su 26 da 3 per la Giorgio Tesi contro l'8 su 35 degli ospiti, che hanno perso anche il duello a rimbalzo, meno 8. 17-9 rimbalzi e 5 falli subiti per Kirk, stesso score per Blackshear. 16-10 palloni catturati, 6 falli subiti, altrettanti assist e 31 di valutazione per Figlioi. 15-8 rimbalzi e 6 falli subiti per Shish. Per la Juve 21-8 falli subiti per Siva, 18-11 rimbalzi per Hunt. Seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime 4 partite per la Dolomiti Energia, che supera in casa 89-63 la Open Job Metis e si porta a 10 punti in classifica. Per Varese, che rimane a 6 in graduatoria, si interrompe una striscia positiva che durava da 2 incontri. Resta imbattuta Trento contro i Lombardi in Serie A, 3-0 il bilancio. Molto positivo l'approccio del quintetto di Buscaglia, più 7. I padroni di casa prendono il sopravvento al rimbalzo, più 15 al 20 e si portano sul più 11 al 15esimo, più 14 al 19esimo. 12 su 20 da 2 per Trento, 8 su 20 per i viaggianti. Nella ripresa con Davis la Open Job Metis rientra a meno 5 al 28esimo, ma è un fuoco di paglia, sì, perché successivamente si scatenano Flaccadori, Baldirossi e Sutton. Parziale di 19-5 in 4 minuti e più 19 al 31esimo. La compagine di Moretti non ne ha più e scivola a meno 26 al 34esimo. La Dolomiti Energia non si ferma e sale sul più 27 dopo un parziale di 46-28 in 19 minuti. 28 su 45 da 2, più 22 a rimbalzo, 20 assist e 117 di valutazione per l'Aquila. 18 su 43, 10 assistenze e 38 di valutazione per gli uomini di Moretti. 18, 8 rimbalzi e 5 falli subiti per Sutton. 13, 9 palloni catturati e 25 di valutazione per Baldirossi. 12 punti per Lockett e Wright. Dall'altro lato 16 per Galloway, 15 e 5 falli subiti per Davis. Vittoria nelle ultime 6 partite per l'Umana, che supera a domicilio 87-83 la Grissinbon.
10 punti in classifica e imbattibilità interna conservata per Venezia. Seconda sconfitta consecutiva, terza nelle recenti 4 gare per Reggio, che resta a 8 punti in graduatoria. Prima parte equilibratissima, nessun break sia da una parte che dall'altra. 20 pari al decimo, i lagunari tirano meglio dal campo, 13 su 24 contro il 14 su 38 degli avversari al ventesimo, ma perdono diversi palloni, 12 alla pausa. La Grissimbona ne approfitta per operare il sorpasso, 39 a 41 all'intervallo lungo. Nella ripresa Aradori prova a far scappare gli emiliani, 6 punti consecutivi dell'esterno valgono il più 7 al 25esimo. Immediata la replica della Reyer, che con Bramos rientra a meno 2, 62 a 65 al 30esimo. Nel quarto periodo Tonut diventa un fattore, break umana di 20 a 11 in 8 minuti e più 6 sul tabellone elettronico. 4 punti in fila di Lavrenovic riportano Reggio sul meno 2 al 39esimo. Nel finale Jackson e Green sono decisivi per l'assegnazione della posta in palio, 23 su 37 da 2, 8 su 15 da 3 e più 5 al rimbalzo per la Reyer, 21 su 47 e 9 su 26 per la Reggiana. 16 punti con 7 su 10 dal campo per Owens, 14 per Goss, 12 per Tonut, 9 falli subiti e 5 assist per Green. Dall'altro lato Ventello con 8 palloni catturati per Lavrenovic, 12 e 5 assist per Gentile, stesso score per Aradori con 5 falli subiti e 4 recuperi. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.